Bambini delle Fate è un'associazione che hai creato, possiamo dire? Sì, certo. E che ha un taglio diverso rispetto a tutte le altre associazioni di volontariato. Sì, certo, molto 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 diversa. In particolare, dacci qualche notizia. Allora, i Bambini delle Fate l'abbiamo creata io e mio figlio Andrea nel 2005 e nasce perché io da imprenditore, grazie ad Andrea, ho visto da vicino qual è il mondo del sociale. È un mondo che quando l'ho conosciuto mi ha fatto paura. Allora ho deciso con i Bambini delle Fate di portare una ventata nuova nel sociale e gestiamo tutti i progetti sociali di questi ragazzi con la mentalità dell'impresa, con uno stile imprenditoriale. Quindi da noi non esistono volontari, non esistono donazioni, non accettiamo soldi pubblici, facciamo tutto in maniera privata come un'azienda. E i Bambini delle Fate, per chi vuole vedere entrando nel sito, cioè sia per i privati che per le associazioni che per gli imprenditori, trova tutte le indicazioni. Quindi dove emerge la professionalità a questo punto? Emerge un sociale non fatto sperando che qualcosa di buono succeda, non fatto sperando che qualcuno ci aiuti, non con la mano tesa che è segno di chiedo la carità, ma fatto come fa un'azienda, con fatturati, con numeri, con programmi. E quindi con anche un impegno reale, non solo, come dicevi esatto. Prima, se capita. Molte volte si fa sociale per lavarsi le mani. Uno dei nostri spot invece, una delle frasi che usiamo spesso è sporcatevi le mani, fai qualcosa di serio. Con noi almeno abbiamo aperto una strada. E il rapporto con Roberto Mancini, perché Roberto Mancini vi ha donato... Io non vedo l'ora di conoscerlo, abbracciarlo, perché non ci conosciamo. So che ha scelto noi come associazione, mi fa molto piacere, è anche un segno che quello che stiamo facendo si sta sentendo in giro. 15 anni fa era solo un'idea, oggi è una realtà, siamo in 72 province d'Italia con i nostri progetti e quindi mi fa molto piacere, per me è come una convocazione nazionale. Da bambino sognavo di essere convocato in nazionale, ma questo vale ancora di più. Vieni qua con me. Vieni qua. E lui è il mio ispiratore. Lui? Sì. Andrea. C'è la televisione che ti guarda. È buono come papà, sì. Papà Andrea. Sono buono o cattivo? Buono. Okay. Sicuro, no? Passato l'esame. No, sono un cattivo papà. Sono un po' severo. Un buono papà. È un buono papà. Sono un po' severo perché come in tutte le cose ci vuole organizzazione, forza, determinazione, non bisogna lasciare che le cose vadano. Quando Andrea fa le cose bene gli faccio i complimenti. Sì. Sì. E quando le sbaglia facciamo i conti, vero? Va bene. Va bene. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao. Ciao Andrea. Ciao.